il sesto giorno del mese di maggio del 1527, in un mattino di pioggia e foschia, l'esercito imperiale si presentò di fronte a Roma. Era composto dall'anziché Necchi e Terzieros Spagnoli. In solo poche ore riuscirono ad entrare dentro le mura di Roma, ad occuparla e a metterla a ferro e fuoco. I testimoni del tempo parlarono di crudeltà e violenze inaudite ed inconcepibili, perpetrate su uomini, donne e bambini. Nulla fu risparmiato. Chiese, ospedali, scuole, monasteri, case. Il sangue arrossò il Tevere fino alla foce, per giorni e giorni. Dei 50.000 abitanti, ne morirono oltre 30.000. Nessuno venne in aiuto di Roma.